you mm -hmm. Allora, nuovo video questo è il primo video dopo l'intervento eh, chirurgico che ho fatto ehm, allora vorrei precisare che questo video dello shopping doveva essere già registrato e ovviamente il video eh, in teoria doveva essere già a luglio perché io ho fatto shopping a luglio eh, l'ultima settimana di luglio e doveva Andare su in quel mese. Dato che siamo in agosto e ormai, eh, come avete visto, ho avuto problemi. Ho fatto l'intervento e alla fine mh, non, non sono riuscita a registrare, ho fatto tre settimane di riposo e eh, diciamo che non riuscivo a registrare. Adesso sto abbastanza meglio, faccio ancora un po' di fatica a muovermi, eccetera però dato che questo video è in ritardo eh, e lo shopping l'avevo già fatto ovviamente adesso vi farò vedere tutto quello che ho comprato che vedete qua che sono tanti sacchetti faccio fatica a muovermi scusate se questo video è un po così così ma eh, appunto non mi sento ancora meglio in poche parole sto già andando in confusione perché ehm, anche per parlare è difficile Dato che mi fa male ancora l'ombellico e, e niente, volevo precisare questa cosa qua. Comunque iniziamo perché le cose sono tante: ho fatto shopping da Zara, cinesi, eh, lo store del Milan, Primark e eh, Coin in poche parole: è un po' di tutto. Per cui vi faccio vedere che cosa ho preso. Se il video dura tanto, scusatemi. <ride> Però vabbè. Allora iniziamo da questo, dai sacchetti che mi capitano. Ehm, scusate se faccio fatica a farvi vedere i vestiti e le cose, ma dovete anche capire che ancora non sono in ottima salute. Per cui faccio diciamo, fatica. Però tornerò a fare i video come prima: bella carica, bella col sorriso. E come facevo sempre, comunque, iniziamo da questo sacchettino da eh, Max Factory, che è un negozio cinese. E allora, ho preso questo vestito perché eh, dovevo cercare un vestito eh, da cerimonia per il battesimo, solo che non l'ho trovato su Shane, anche se ho ricomprato di nuovo altri vestiti, ma poi giovedì poi li, li vedete eh, nel, nell'altro video e niente vi faccio vedere questo vestito qua che sono ancora indecisa se metterlo eh, al battesimo oppure no in poche parole ha le spalline sottili è scollato stringe dove c'è allora i colori adesso non si vedono bene perché questo telefono fa un po schifo e però è un azzurro diciamo un blu scuro ed è normalissimo semplice però stringe eh, praticamente sotto il seno aspettate che blocco ok e eh, sono indecisa se mettermi questo o gli altri vestiti che ho comprato che poi vi farò vedere questo qua l'ho pagato 13,90 euro è taglia unica però è molto carino poi mi sta bene e però sono ancora diciamo molto indecisa se, se metterlo al battesimo oppure no eh, ah volevo dirvi che io avevo registrato questo video del, dello shopping avevo prima che dovevo operarmi l'avevo registrato questo video solo che eh, il mio telefono come sapete questo quando ho registrato con questo, all'inizio mi ha registrato la clip. Poi ne ho fatte altre due, sempre che volevo farvi vedere le cose come erano fatte. E poi alla fine eh, ho perso sia le clip, si sono bloccate e si sono cancellate da sole. Per cui questa è già la seconda volta che io faccio questo video. Per cui spero che questo telefono regga, che non si blocca e non mi fai scherzi, perché... È già la seconda volta e non è facile eh, far, cioè facendo vedere queste cose andiamo avanti con la coin questo qua questo invece l'ho preso a como vi faccio vedere allora ho preso questo reggiseno della claiming claim dato che io devo comprare reggiseni perché eh, non ce li ho ho preso questo reggiseno carino con la scritta Cleveland Clean e fatto così, un po' imbottito con sotto la scritta Cleveland Clean è praticamente un po' sportivo, però è comodo perché l'ho provato ed è comodo. E ha la scritta, comunque semplice, carino. Questo qua era scontato al 50%, praticamente invece di pagarlo 40, sì, invece di pagarlo. 42,90 euro l'ho pagato 25 euro e qualcosa, qua invece segna eh, 30% di sconto, dovevo pagarlo 30 euro, ma dato che c'era ancora lo sconto me l'ha eh, scontato e l'ho pagato sui 25 euro, per cui c'è cioè, cavolo poi di Lane, cioè, mh, è di marca e, ed è buono come. come come Prezzo, perché 25 euro non li trovi i reggiseni fatti così. Ah, vado più veloce perché sennò questo video dura un po' tanto. Poi, a ah, Zara, passiamo a Zara: stranamente, da Zara ho trovato due mh, vestiti anche lì. Ho, ho sono passata da Zara per vedere se mh, riuscivo a trovare un vestito per il battesimo e invece, niente. Ogni volta che vado nel negozio non trovo mai qualcosa di carino, solo online, se compro online sì, se no mh, non trovo niente di carino. Infatti questa volta stranamente ho trovato due vestiti semplicissimi con le spalline, perché io cercavo anche questi vestiti normali per andare in giro dato che eh, gli altri due mi si sono praticamente rotti, però hanno le spalline così sottili. Ma ed è semplici... semplicissimo è nero ovviamente arriva se non sbaglio fino alle ginocchia ma ehm, è carino mi sta bene l'ho provato ho preso una XL l'ho pagato 12,95 euro e ho preso questo qua nero e poi dato che non sapevo se prendere anche questo colore ho deciso di prenderlo anche azzurro L'ho provato, mi stava bene. Non l'ho provato nei camerini perché c'era una fila della. Mm, per non dire parole perché non so se si può. L'ho preso così, semplice, uguale. Cambia solo il colore. Io, quando non so eh, quale colore prendere, li prendo tutti. Faccio prima. Così, almeno sempre lo stesso prezzo, eh, sempre XL. Questo non so perché non c'è il, il prezzo, comunque. È sempre uguale comunque sono carini e, e niente per uscire normali così andrà bene poi passiamo a, eh, al milan allo studio del milan perché a milano c'è il negozio del milan dell'inter eccetera no io e il mio ragazzo tifiamo il milan e alla fine sono andata a, al negozio del milan ho preso due cose per cui vi faccio vedere che cosa ho preso adesso butto qua così ma non, non riesco a muovermi tanto perché mi fa male l'ombelico comunque eh, ho preso questi palloncini perché eh, il 27 il mio ragazzo fa gli anni ovviamente in agosto e allora i palloncini, non so se però due di sicuro gliele gonfio perché mi piace come decorazioni dato che lui è tifoso del Milan va pazzo, ho preso questi, pa questi palloncini fatti così: questi 7,90 euro sì, un po' carucci, ma ce ne sono dentro 12 di 30 cm per cui sono carini, li ho volute prendere per lui. E poi ho preso anche sempre per lui questo. La scritta di buon compleanno da mettere sulla torta fatta così, e questa 2,50 euro è carina perché poi eh, vi spoilerò solo che ho, gli ho prenotato la torta di compleanno e parte la fucilata che l'ho pagata come chissà, cioè, non potete capire quanto l'ho pagata. Uh, però, diciamo che è il tema, la torta è fatta proprio a tema del Milan. Per cui, poi farò un vlog dove ve la farò vedere perché c'è questa ragazza dove abito io che fa delle torte spettacolari. E, e niente, ho preso anche la scritta perché ho detto non si sa mai, li metterò sulla torta. Poi, passiamo da Primark. Che sono gli ultimi due sacchetti, che sono questi qua grossi vedete allora questo bianco lo, eh, sono andata da Arese invece, quello colorato, che vedete qua è praticamente: ehm, cioè ho, eh, sono andata da Primark a Milano. Non ho vloggato, ho fatto qualche clip che poi vedete poi più avanti nel, in un vlog. Allora, quello di Arese ho comprato le calze, queste qua. Fatte così tutte colorate, queste 3,50 euro sono sette paia. Dato che mi servono le calze, poi adesso che arriverà eh, la casa nuova, nel senso che eh, ormai ci siamo quasi, devo comprare tutto nuovo, sia vestiti, calze, di tutto. Poi ho preso allora, le cose semplici, non ve le faccio vedere indossate, ad esempio la maglietta. Questa io l'ho presa per il lavoro, la maglietta semplice, così, questa è nera se non sbaglio, semplicissima, fatta così, è inutile che ve la faccio vedere indossata. Questa l'ho pagata 3,50 euro e ho preso una L, non so se si vede, ok, comunque semplice per cui è inutile. Allora facciamo così perché se no non riesco, ok, poi ne ho preso un'altra... Mi sembra una blu e una nera, però una l'ho presa XL, sempre 3,50 euro. Semplice, l'ho presa XL, però questa è blu sempre per uh, il lavoro, perché mi servono le magliette per il lavoro. E, eh. Poi ne ho presa un'altra grigia, che è questa. Questa la grigia, ho preso una L, sempre 3,50 euro. Allora, di solito io Prendo taglie eh, più grandi, ma dato che eh, Primark ci sono certi vestiti che sono larghi o stretti, dipende allora, mh, ad esempio, le magliette che sono larghe. Prendo una L. Non prendo un XL. Comunque, ho preso sia questa qua grigia e se non sbaglio, un'altra che è uguale, sempre questa. Poi ho preso un'altra maglietta uguale ma con il colore diverso. Questa qua ha, è tipo un blu scuro, che però la telecamera mi fa un altro blu. Vabbè, questa Itselle 4 euro. Questa è carina, secondo me sembra un po' troppo grande. Ho sbagliato la taglia, però è carina. Non so perché. Nella telecamera sembra un blu blu, ma in teoria non è proprio blu blu. Vabbè. Poi vado veloce perché non voglio che questo video dura tanto. Ho preso questo completo di reggiseno e mutande. Come sapete non trovo la mia taglia eh, sia nei negozi che online. Non trovo la mia taglia. E allora, eh, dato che io porto una sesta di, di reggiseno, mh, ho detto proviamo a prenderla da Primark. È la prima volta che compro da Primark eh, l'intimo, specialmente reggiseno, le mutande mi sono trovata bene. Il reggiseno non l'ho ancora, cioè l'ho provato, mi sta bene, però è abbastanza un po' piccolino, per cui diciamo che non è proprio eh, la taglia azzeccata io ho preso una XL che è una 50-52 però per diciamo per me non va bene è un po' piccolina le mutande sono perfette, vanno bene il sopra è un po' piccolino però vabbè è carino l'ho preso que con questo colore azzurro questa è una XL pagata 6 euro questo è il completo che è carino, molto bello è in pizzo e è molto molto bello per cui ho preso questa. L'ho provata, ma eh, appunto, se c'era una taglia in più era perfetto, invece c'è solo finale e celle e diciamo che è un po' così così. Poi ho preso queste ciotoline piccoline che sono tre della uh, di Winnie the Pooh, uno giallo uh, no, grigio e verdino. Che hanno anche Winnie the Pooh con, non so, adesso con, vabbè, si vede un po' male. Vabbè, ve le farò vedere. Poi, a casa nuova, come sono. Devo ancora decidere che cosa, come utilizzarle, che cosa mettere dentro eh, quando si mangia, eccetera. Sono queste ciotoline carine che io ne vado pazza quando vedo le cose della Disney, nessuno mi ferma. Per cui, ho preso queste. Queste qua le ho pagate 6 euro solo che non si vede perché questo cellulare fa anche questo un po' i capricci poi ho preso per il bagno per la nuova casa ma per il momento perché eh, dato che non ho eh, dove appoggiare il sapone e ovviamente anche lo spazzolino per il water allora adesso ho preso solo questo in marmo per la, la saponetta per appoggiare la saponetta questo 3,50 e poi è bello anche pesante, eh. è carino e dato che lo volevo abbinare e mi serviva questo, che adesso vi faccio vedere, allora, questo me l'hanno messo in un sacchetto solo per questi mesi, ma poi vabbè, eh, ovviamente per il momento lo tengo, anche questo per il bici. Questo l'ho pagato 6 euro ed è fatto in marmo, fatto così, anche questo è bello pesante, e lo spazzolino nero. È carino, poi l'ho abbinato a questo. Per il momento eh, l'ho co cioè, scelto così perché ancora non so bene il bagno. Però dato che mi servono, perché non ce l'ho, allora ho preso questi due, che sono sempre, diciamo, utili. Poi... Per finire questo sacchetto, per fortuna sto facendo un casino. A Madonna, ho preso le maschere dato che le voglio provare tutte e costano 90 centesimi, ho preso questa l'arancia perché queste durano se non sbaglio 15-20 minuti e vi farò sapere se sono ottime. Ho preso all'arancia questo qua che non so che cos'è. Poi ho preso sia quella al cocco, questa sempre 90 centesimi. Poi ho preso l'avocado fatto così. E uno all'anguria che ce l'ho già, ma l'ho voluta prendere di nuovo. E questo che non so che cosa sa, però ho preso queste maschere dato che costano poco. Ho voluto provarle se mi trovo bene ve le farò sapere e poi com li comprerò ancora iniziamo con eh, l'altro sacchetto di primark cioè iniziamo finiamo con l'altro sacchetto perché già sto video dura tanto vi faccio vedere allora eh, ho preso il pigiama per allora, i tre pigiami per mh, per il l'ospedale, solo che poi alla fine non le ho messi e non, cioè, ho portato questo pigiama qua che è già, già aperto, eccetera, ma non l'ho messo perché poi alla fine era difficile per me vestirmi, specialmente col dolore che mi faceva male, alla fine l'ho comprati per, per casa perché alla fine non l'ho messo, per cui ho preso questo pigiama qua, il sotto è fatto così, fatto all'anguria, che carino, fatto così. L ho presi tre perché ho detto, almeno così so che, che uno lo, lo metto a lavare e l'altro ce l'ho. Invece il sopra è fatto con Snoopy, che, che mangia l'anguria, troppo carino. È fatto eh, azzurro ed è scollato, cioè a tipo canottiera, fatto così. Allora, questa è una Izzelle, infatti questo è molto largo di pigiama, ma mi sta bene. Il, il prezzo non me lo ricordo, mi sembra 13 euro, ma tanto poi quando vi farò vedere gli altri due pigiami ve lo dico perché tanto il prezzo è uguale. Poi, ah, vi voglio far vedere le ciabatte che ho comprato su Amazon. Allora, in poche parole, oh, eh, si, chi mi segue da tanto sa che io sono andata in Thailandia. E c'erano le ciabatte a forma di pesce eh, quando lo comprate che poi lo portate a casa le ho regalate a mio fratello. Solo che mio fratello, poi, non l'ha più messe alla fine. Le ho messe io. Sono stracomode, vi assicuro. E per l'estate sono una cosa allucinante perché sono troppo belle. Alla fine mi si sono rotte. Ho preso due paia di ciabatte molto diverse scusate se passo subito da, da amazon ma sono due cose ve le faccio vedere velocissime ho preso il colore che volevo io che non ho trovato in Thailandia e ho preso questo colore qua che è sempre pesce ma colore grigio cioè sono troppo belli spero che non mi si rompe perché sono comodissime da diciamo da casa e sono molto belle e puoi anche farci delle foto che poi metterò su Instagram e niente, sono questi due pesci forma di ciabatte io ce l'ho, eh, ma tanto poi nel vlog ve lo farò vedere l'avevo presa arancione solo che li volevo con a questo colore qua, in poche parole e alla fine lo trovate lo pagate mi sembra 30 euro qualcosa del genere perché su Amazon costano il doppio invece se andate in Thailandia con 2 euro li trovate solo che giustamente non posso andarci per il momento e, e lo comprate su Amazon che sono stracomode. Ma sono anche troppo carine, troppo belle, un po' particolari. E poi, dato che ho visto anche queste ciabatte sui, sempre su Amazon, eh, non so perché c'è il cartellino. ah Eccolo, il pigiama costa 9 euro. Comunque, sto facendo un po' a casa, vabbè. Queste ciabatte sono a forma di aragosta, cioè guardate che fighe. Cioè, Non potete capire. Anche queste sono stracomode. Le ho prese perché sono troppo comode e poi sono particolari. Infatti, poi farò le foto, eccetera. E cioè, però, anche queste sono troppo belle. Queste mi sembra di meno le ho pagate. Forse 20, 20 euro una cosa del genere comunque le trovate su amazon basta scrivere ciabatte particolari ciabatte a e le trovate subito sono stracomode ma sono anche molto belle eh, sia indossate che, che particolari in poche parole comunque vabbè volevo farvi vedere anche queste così me lo ve ho già fatte vedere andiamo avanti perché se no ehm, non si finisce più questo era il cartellino del, del... Del pigiama Ah eccole Ecco questi due pigiami Allora sono fatti così Solo che appunto avevo fatto il video Ma poi <ride> Ho avuto problemi Comunque allora ho preso sia questo vestito Cioè vestito Pigiama Ho sbagliato la taglia perché sono troppo corte Però per fortuna li metto per andare a letto E, e stare a casa Secondo me sono carini Questo di Winnie the Pooh era meglio una XL che una L. Per cui, se siete come me mh, e non volete la pancia scoperta, mh, prendete una XL. Perché? No, questa è una XL. Allora, scusate, mi sto confondendo. Non prendete una L ma prendete una XL. Questo qui è un po' cortino, però eh, poi vi farò vedere indossato nel vlog. Non ve lo faccio vedere nella clip. E ha uh, i personaggi di Winnie e di Pooh. È giallo è molto carino ed è fatto così invece il sotto ai pantaloncini che non si allaccia perché resta così fisso però um, è praticamente cioè, elasticizzato ed è carino ed è fatto così con Winnie the Pooh e i suoi personaggi però è carino molto bello scusate se questo video dura tanto ma dovete capire sto Facendo un po' di sforzo, poi ho preso anche questo pigiama. Dato che non ero contenta, l'ho preso quasi tutti. E, allora, quello, questo qui 11 euro, l'altro mi sembra uguale, più o meno lo stesso prezzo, e eh, si presenta così. Questo invece di topolino ha la maglietta bianca con topolino, che è girato. Questo invece ho preso una L, ma è un po' Diciamo, mh, mi, la maglietta specialmente mh, mi rimane su, infatti la, la pancia è scoperta, però chi se ne frega tanto lo, lo, lo uso per casa, lo uso per dormire, non me ne frega. Ed è fatto così, molto carino. I pantaloni sono fatti rossi con sempre di topolino, fatti così, sempre elasticizzato, non riesco a, a parlare e non si regola perché resta così per cui è bello largo e va bene per tutte le taglie per cui anche se sei vabbè fino fino, fino a diciamo la izzelle poi non so se ce ne, ce ne sono altre poi ho preso le mutande del mio ragazzo che finalmente ve le faccio vedere così dopo gliele do perché se no rompe le scatole queste le ho pagate 10 euro sono tre paia Azzurro, rosa e verde, ovviamente l'ho preso per il suo compleanno, però ormai gli ho fatto la scorta delle mie Poi qua ci sono, Madonna, quante cose allora ho preso i leggings, che io li uso tanto, quelli corti, dato che ho problema alle gambe. Ehm, ho preso una XL, leggings corti, che metto sotto il vestito, sotto la gonna perché ehm. Le mie gambe si sfregano e diventano, si, cioè, diventano rosse, poi con i puntini eccetera. Allora ho questo problema. E alla fine, mh, prendendo questi pantaloncini tipo leggings, eh, mi trovo bene. Ovviamente, i XL, questo 3,50€. Grigi, ne ho presi due mi sembra però tanto adesso ve le farò vedere ho preso anche questa maglietta sto andando più veloce possibile questa maglietta blu un po' particolare perché è tipo da portafoglio però tanto indossata eh, diciamo la vedete meglio eh, è blu è una L perché è bella larga e l'ho pagata 10 euro mi sta bene, bella larga, sotto cioè dietro fa tipo una specie di coda e dato che mi stava bene ho detto ma sì, la prendiamo poi tanto. Ha voglia di magliette, io sto facendo la collezione se non la smetto di comprare le magliette. Poi ho preso questa maglietta per il mio ragazzo, l'ho fatta così. Lui gli ho preso un eccelle e l'ho pagata 8 euro, è er eh, azzurra e bianca sotto è, è praticamente una maglietta cinese perché ha la scritta cinese qua. E è carino, uh, diciamo alle mani le maniche, <ride> È tipo una canottiera, in poche parole. Comunque, io ho preso questo a lui. Poi Ho preso questa maglietta qua eh, di Los Angeles, rosa, sempre L, 8 euro con la scritta Los Angeles e le palme eh, con eh, anche qua sotto la scritta, invece, dietro c'è tutta la scritta Mie, cioè, è carina, ho dovuta prenderla perché ho detto almeno così cambia un po' di magliette, lo so che è un po' rosa che non è che sia però almeno ha qualcosa di diverso anche lui poi io ho preso i pantaloni anzi i pantaloncini queste però sono pesanti sono fatti così corti questa è una l io ho preso una l 6 euro vi faccio vedere anche quelli del mio ragazzo se per caso non volete che Faccio vedere anche la roba che compro il mio ragazzo. Fatemi sapere, io non so mh, perché io so che guardano anche i ragazzi questi video, e allora ho messo anche la roba in più dentro quello che compro del, del mio ragazzo. Altri paia di leggings che vi ho fatto vedere prima. Scusate se la roba è soppicciata, ma eh, anzi, adesso devo mettere anche a posto. Yeah! Poi, invece, per la casa ho preso. Questo che mi è piaciuto tanto, costava 3 euro, cioè costa 3 euro con la casetta con scritto Welcome, benvenuti, e lo, lo appendo al corridoio perché è troppo carino e mi piacciono queste cose qua. E allora per la nuova casa non ho resistito, ho comprato questo. Poi ho preso questo qui di topolino, alla fine io ho scoperto nel video che avevo fatto. Che non è un asciugamano per i capelli cioè è un asciugamano per i capelli ma non è quello che ho comprato alla declaton che tu arrotoli e si mette su questo è proprio un asciugamano normale che puoi usarla sia per i capelli che normale diciamo il pack è fatto così costa 5 euro è molto molto bello io l'ho scoperto nel video eh, se mai vi metto la clip qua nel video che avevo fatto che però, ovviamente non sono riuscita a farlo <ride> tutto, comunque e niente, questa è un asciugamano per capelli bella, lunga troppo bella perché è lunghissima e la posso usare per tutto, secondo me ha la, la faccia di topolino fatta così, che ovviamente va anche lavata. Poi vado veloce Ho preso altri reggiseni Dato che mi piacevano troppo E sono andata eh, A dei eh, Sette piani cioè, a Darese Sono andata a Milano quella da sette piani da Primark Ma secondo me erano tre piani Tre massimo quattro Non so dove hanno visto sette Almeno che ho sbagliato il negozio Però sono andata vicino al Duomo non lo so, vi faccio vedere. Ho preso gli stessi reggiseni, colore diverso. sempre Il prezzo è sempre uguale: 6 euro. L'ho preso rosa, che è molto bello. L'ho preso bianco. Prima lo dovevo provare prima di prenderli, però eh, non ho reggiseni. Alla fine li ho presi tutti. Chi se ne frega? L'ho preso bianco. Praticamente tutti i colori e nero tranne eh, ro, viola perché mi sembra che non mi piaceva il colore e l'ho preso anche nero. L ho preso anche questi qua. Mamma mia, cioè dietro c'è il, il delirio. Poi, ultima cosa, e per fortuna abbiamo finito. Allora, a prescindere che ho preso anche eh, a Milano, c'era un. Un negozio che vendeva tutto per la casa, ho voluto provare questo, diciamo boh, tè sì, un tè alla, alla mela, ma vi assicuro che io l'ho bevuto ma perché voi lo siete ma fa talmente schifo. L'ho pagato 1,95 euro, praticamente 2 euro eh, 500 ml, ma veramente fa veramente schifo. Che adesso boh, o lo farò provare a mia mamma oppure lo butterò perché sinceramente. È acido, non sa di, cioè non sa di mela, ma lo zucchero proprio. Cioè, se andate al negozio adesso mi ricordo che negozio era, mi sembra giù, eh, giuffi, Mu, Muji, qualcosa del genere vicino a Primark il negozio lì a Milano. Non prendete ste bevande perché fanno veramente schifo. L'ultima cosa di Primark. Ho preso questo portachiave per le chiavi nuove a forma di topolino, con l'A iniziale, che praticamente è, è la mia A iniziale, perché io, chi lo sa, il mio soprannome è Ale, ma mh, appunto per privacy preferisco non dire il mio nome, per cui certi mi chiamano Alessandra, certi mi chiamano Alessia, ma io non voglio dire il mio nome per privacy, perché succedono troppe cose su, su web, e vorrei essere eh, diciamo anonima solo il soprannome sapete e basta ale punto che può essere alessandra o alessia ma non lo scoprirete mai solo una persona l'ha scoperto eh, però poi alla fine siamo diventati amici parliamo sempre tutti i giorni su, su instagram per cui io mi fido di quella persona e sa mh, di chi sto parlando perché lo sa benissimo ma eh, per chi mi segue giustamente non lo dirò mai tutto qua solo per privacy. Comunque, questo qua l'ho pagato a 3 euro della Disney. Io vado matta di cose della Disney in più anche i brillantini e ho voluto comprare questo portachiavi carino col gancettino e non ho resistito. Volevo prenderle tutte. Però poi, alla fine il mio ragazzo era lì che mi controllava. All'inizio, volevo prendere anche il pupazzo di, di Stitch. Solo che continuava sempre a prendermi, a dire andiamo, perché siamo stati lì più di due ore. Solo nel negozio, per cui non vi dico. Comunque, questo è quello che, <ride> che ho acquistato. Scusate se questo video è durato fin troppo. però, ehm, spero che il video vi è piaciuto lo stesso e niente. Dato che sono assente da un bel po' di settimane, concedetemi almeno questo video un po' lunghino per tenervi compagnia. Ovviamente questo video lo vedete martedì, se non sbaglio, il 20... 25 non mi ricordo, e poi eh, da martedì, cioè dopo questo video, da giovedì inizieranno i video normali, i video molto belli che, che usciranno sul mio canale per cui se non si siete ancora iscritti iscrivetevi al canale lasciatemi un like se vi piace questa tipologia di video che ne farò altre e uh, seguitemi su instagram li metterò sempre le foto e in più adesso metterò qualche video tipo real sul mio profilo mm, per cui chi non mi segue uh, seguitemi anche su instagram io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Scusate se questo video è stato un po' così così, ma non sono ancora in forma, Mh, bella grintosa, bella eh, diciamo di salute, per cui dovete capirmi che faccio un po' di fatica. Prima che parlo tanto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie per chi è arrivato fino a qui e l'ha visto tutto, per cui scusate se è durato fin troppo. Ciao e al prossimo video.